Grazie mille. Grazie, Jonathan. Ciao. Ciao. Come ti ha convinto tua moglie a fare questa cosa? No, mia moglie non è che ha bisogno di convincermi. Ci capiamo al volo, nel senso, cose divertenti, ci piacciono sempre. Ma è tanto che state insieme? 7 anni. Cioè lei è brasiliana? Italo-brasiliano. Papà è italiano e mamma brasiliana. Ah. Però lei è nata a Verona. Direttamente da Belém, Rio de Janeiro e Verona. Sara da Silva. Bia Biani. Vamos cozinhar. Cioè? Andiamo a cucinare. Andiamo. Allora, oggi facciamo 2 ricette dedicate ai pesco vegani, perché voi non mangiate carne, esatto, mangiate solamente pesce. Dato che siamo a Milano, okay, voi siete dell'Inter, facciamo 2 ricette milanesi, che solitamente ci va una squintalata di carne, ma noi mettiamo il pesce stavolta. Perfetto. Quindi facciamo un risotto alla milanese, però marittima. Allora, per prima cosa prendi il riso e lo tosti in questa padella qua. Mettiamo un goccino d'olio? No, assolutamente nature. Basta, perché l'abbiamo fatto per... 18. L'abbiamo fatto per l'Inter e anche per il Milan, questo risotto. Sì. E adesso incomincio a girarlo e lo tosti solamente per un minutino. Allora, poi io qui ho preparato la bisque. Sai che cos'è la bisque? Ma abbiamo preso le teste dei gamberi. Ok. Le abbiamo messo fritte con un po' di cipolla. E poi ci abbiamo messo un filo di brandy, del ghiaccio, e l'abbiamo lasciato andare per mezz'ora. E viene questo brodo che abbiamo filtrato, che è assolutamente un brodo di pesce a tutti gli effetti. Vai a mettere il primo cucchiaio di brodo. Cosa piace mangiare al buon Jonathan? Ma è un po' come me, ci piace mangiare un po' di tutto, non ha tante... Una gelatina, perché qui non è la caraibica ma è la milanese. Devi proprio fare in modo che il riso non si attacchi. Per quali motivi litigate con tua moglie? Se litigate? Se litighiamo? Forse perché siamo 2 testoni. Pari, io do la caramella alla bambina, lei mi dice no, non dà la caramella. Certo, perché decide lei il momento in cui bisogna andare la caramella. Poi qui abbiamo aperto e preso un po' di acqua dalle cozze. E perché aggiungiamo questo? Perché dà un sapore. Poi un pizzichino di sale. Ecco, Mancini, come ti sei trovato? Benissimo, tutto bene. Il mister l'ho conosciuto quando avevo 17 anni, quindi. Sì, perché poi ti portò... Fate esordire. Casiraghi, no? Sì. Per me è perfetto. Perfetto, quindi manca di sale. Se è perfetto per una donna, vuol dire che manca un pizzico di sale. Ti è cambiato rispetto al passato? Rispetto a quando l'hai conosciuto? No, secondo me lo vedo più... sa di più... cioè, quando ero giovane comunque era all'inizio lì. Quindi sicuramente è maturato e insegna di più anche. Un pezzettino già di burro, incominciamo a metterlo. Ok, va bene. Un quadratino. Un quadratino di burro. Non di più. Così, non di più. Che poi se no mi diventa lento il buon Bia Biani. Esatto. Non è più l'uomo più veloce d'Europa. Esatto. Michela Brasil, come piace a me. Senti, invece chi frequenti di calciatori? Ma di amici, gli amici del calcio non sono qua. A parte che comunque... penso che ho un unico amico nel calcio vero, dove magari c'è un rapporto anche fuori in moto, che è Santa Croce. È anche l'unica persona che mi è stato vicino, che quando ho avuto il problema. Sì. Quindi sì, che lo sentivo, che veniva a casa. Però avevo già un buon rapporto con lui. Ma perché un po' ti hanno mollato quando hai avuto il problema? Un po' sì. Certi, molti sì. Molti non si sono fatti più sentire. Ed è lì comunque che ti rendi conto che c'hai veramente gli amici e chi alla fine interessa solo il fatto di girare col calciatore. Sì, sì. Ma va ancora di moda? Va ancora di moda. La figura dell'amico del calciatore. Anche questo problema ti fa crescere anche su questo punto di vista. Ok. Dalla capa santa togliamo questa parte e andiamo a prendere solamente il cuore. E poi un filo d'olio le mettiamo in pentola. Sentire capesante come
Senti, balliamo la cappa santa, la cappa danza. La cappa danza. La cappa danza. Perché non è un risotto alla milanese senza lo zafferano. Ovviamente. Quindi abbiamo dentro il brodo delle cozze, lo zafferano e soprattutto abbiamo la bisque che dà sapore al piatto. Quindi abbiamo preso tutto il sapore del mare. È qui dentro. Ecco, devi sempre prendere dai bordi tutto questo amido che va all'interno. Ma che bel risotto abbiamo fatto. Così anche tu finalmente puoi mangiare il risotto alla milanese. Milanese marittima. Senti, sei geloso? Non è giusto però. Lei? Molto. Ah sì? Sì. Guarda un secondo là. Ma no! Dai, un pizzico di sale, manca sale! Qual è il difensore che ti ha messo più in difficoltà in questi anni? Quello con cui ti sei trovato peggio, nel senso, no? Ci sono Radu. A Radu della Lazio? Sì, ho sempre avuto, mi ha sempre dato fastidio quel difensore. Cioè, nel senso che mi ha sempre impedito molte volte. È bravo comunque come difensore. Senti, io con tutto questo poco sale... Questo sale ti è venuta una gran sete. Sì, mi dai un bel bicchierone. Dai. Di acqua. Beviamoci un bicchierone d'acqua. Ecco, un pochino di burro, anche perché è per 6 persone. E devi... Ah, ok. Devi muoverti un po'. Devi farlo movimento, saltare. Mi raccomando, bacino pelvico. Che ti schizza dappertutto. Ecco, ma è fatta apposta. Vai. Così lo stai oscillando. E poi il segreto di un perfetto risotto è lasciarlo riposare 5 minuti. Mettiamo un coperchio. Intanto continuiamo la nostra lezione di salsa. Attaccante più forte però che resta Higuain in questo momento. In Italia chi resta Higuain, l'attaccante più forte. Sì, secondo me quest'anno sì. Ci metterai Dybala dietro. Ma il risotto alla milanese da impiattare è molto semplice. Metti un po' di riso al centro. Poi. Me la metto? Sì, lì. E un filino di olio. Ho dimenticato il pistillo di zafferano. Risotto alla Milano Marittima. Ese. Milano Marittimese. No, com'era? Vabbè, in sovraimpressione. E prendiamo che cosa? Il gambero rosso. E le nostre ricette. Voto alla cena, ovviamente. Voto? 10, forse. Senza minaccia. Senza minaccia, 10. Qual è il piatto che ti è piaciuto di più? Il Montegno. Anche se non so dire bene il nome, però è importante che era buono. Ti sei divertita? Tantissimo. Proprio super... Super bella giornata, divertente, ho imparato ricette nuove. Qual era il difetto? Mi ero perso? Il difetto suo? Non ce l'ha difetti? Se lui magari è un po' più freddino rispetto a me, io sono un po' più... Io sono un po' più romantica, un po' più melosa. No, ma lui è così. Poi magari, ti ripeto, non ti canta la sviolinata, quelle cose che piacciono a noi donne, dai. Faccio comunque in altro modo. Faccio vedere in altri modi. Esatto. Abbiamo ognuno il nostro modo di farlo vedere.